vorrei sapere dell'ex operazione Sofia che verrà cancellata. C'è un accordo nell'ambito dell'Unione Europea, sarà una missione militare e sotto quale egida, europea oppure ONU? Noi abbiamo un grosso problema in Libia che è l'ingresso di armi che continua anche dopo la conferenza di Berlino. Sappiamo tutti che c'era già un embargo delle Nazioni Unite sulla Libia che non veniva rispettato e questo ha permesso alle due parti di continuare a combattersi con rifornimenti continui di armi. Se vogliamo lavorare ad un cessate il fuoco duraturo, e ringrazio la Russia per lo sforzo diplomatico che ha fatto nel cercare quantomeno una tregua in Libia, se vogliamo raggiungere l'obiettivo di un cessate il fuoco per fermare questa guerra, che non è un conflitto civile, è una proxy war, dobbiamo fermare l'ingresso di armi. Per fermare l'ingresso di armi, l'Unione Europea ha avuto già in passato un mandato dalle Nazioni Unite per far rispettare l'embargo. Noi abbiamo preso quel mandato delle Nazioni Unite, ci abbiamo costruito sopra una nuova missione e questa missione sarà aerea, navale e terrestre se sarà autorizzata dalle parti. Che cosa significa? Significa che avremo monitoraggio satellitare e pattugliamenti ovviamente aerei, avremo navi in mare e avremo, qualora le parti libiche lo autorizzeranno, anche la possibilità di pattugliare i confini. Che cosa ha in particolare questa missione che recepisce anche alcune nostre richieste? La prima è che, permettetemi di dire, è che c'è una missione, perché non era scontato che 27 paesi ieri fossero tutti d'accordo su una missione contro l'ingresso delle armi in Libia. Il secondo punto è che le navi saranno dislocate ad est delle coste libiche e questo ci consentirà di monitorare navi che portano armi, ma allo stesso tempo di non caratterizzare questa missione come una missione che sta lungo la rotta dei migranti. Lì noi abbiamo la collaborazione con la Guardia Costiera Libica e lavoriamo con la Guardia Costiera Libica, che è principalmente ad ovest delle coste. Terzo, questa missione ieri ha ricevuto un primo accordo politico, ha ottenuto un primo accordo politico, legandola comunque al fatto che ha una precisa missione che è quella di fermare le armi, punto. Questo è il nostro obiettivo, lo porteremo avanti come Unione Europea, ma sempre a disposizione della comunità internazionale. Speriamo che possa partire il prima possibile. È chiaro che il pattugliamento aereo non si farà con i Cessna e il pattugliamento costiero con i motoscafi. Stiamo parlando comunque di attrezzature militari, ma la postura dell'Unione Europea non è una postura da guerra, ma è una postura legata all'affermazione della pace in Libia. Se noi riusciamo a bloccare l'ingresso delle armi, le due parti cominceranno ancora di più a dialogare, ma devo dire che l'ultima missione che ho fatto in Libia la settimana scorsa, sia con Serraj che con Haftar, hanno dimostrato le due parti una volontà di dialogo nel Joint Military Committee, cioè nel cosiddetto 5+5, che è il posto dove le parti militari stanno dialogando. Quindi noi siamo soddisfatti, anche perché la proposta di una missione con questi accorgimenti era una proposta italiana, l'Unione Europea ci ha ascoltato e abbiamo messo in piedi uno strumento efficace di blocco dell'ingresso delle armi. È solo il primo step, ma se non blocchiamo le armi non riusciremo mai ad arrivare ad un cessate il fuoco duraturo.